la 29ª edizione del telegiornale mensile di Argenta. Ecco a voi le principali notizie. Il 29 gennaio è stato presentato, alle ore 21, presso l'Aula Magna del Centro Culturale Cappuccini, il volume di Fausto Renzi, scritto in collaborazione con Roberto Alberani, dal titolo San Biagio di Argenta 1060-1945. Il libro, promosso dalla parrocchia di San Biagio, muove dall'antica origine del paese nelle selve remote del Medioevo. I proventi ricavati dalla vendita dell'opera saranno destinati ad interventi di beneficenza per la comunità di San Biagio. Una storia di San Biagio che si basa su documenti archivistici importanti, su fonti storiche inedite che nessuno prima di noi aveva consultato. Il 16 gennaio, alle 11:30, a Filo di Argenta, sono state inaugurate le nuove strutture del campo sportivo del paese, grazie alla collaborazione tra le aziende di Filo, il Comune di Argenta e la società multiservizi Soelia S.p.A. Sono riuscito, assieme a tutti i volontari del nostro paese, di costruire, di ultimare i lavori del centro sportivo e dei nuovi spogliatoi, che da un po' di tempo aspettavamo che fossero realizzati. Inaugurazione è venuta oggi, a 16 gennaio 2010. Abbiamo intervistato il signore Vincenzo Gualandi, che ci ha aperto le porte della sua vecchia casa di campagna, dove con il passare degli anni ha accumulato tanti attrezzi utilizzati nel passato per la lavorazione dei campi. Arrivando a crearsi un piccolo museo privato, molti degli oggetti presenti sono strumenti di lavoro che appartenevano alla sua famiglia, utilizzati anche da lui quando era giovane. Le cose più vecchie che ho qui dentro sono questi due coiverli, che hanno 150 anni, che li adoperava mio bisnonno, che andava a casa dei contadini, pulivano il grano con quei setacci lì grandi. Poi ci sono dei gioghi, che sono molto vecchi anche quelli lì, che mettevano nel collo delle mucche, uno di qua e uno di là. Poi dopo c'era il traino dell'arato, oppure anche del carro. Queste sono ruote del bioccio, di un bioccio. Il bioccio è un carro più alto, un carretto, ecco, due ruote, che ci attaccavano o la mucca, oppure l'asino, o il cavallo. Il 28 gennaio, presso la Sala Giardino di Argenta, si è svolta la premiazione per la lettera migliore scritta a Babbo Natale, iniziativa che ha visto coinvolti i bambini delle scuole elementari di Argenta e delle frazioni. Martedì 27 gennaio, alle ore 21, Manuela Kusterman ha portato sul palco del Teatro dei Fluttuanti lo spettacolo di prosa L'amore mio non può, 1938-2008, per i 70 anni dalla promulgazione delle leggi razziali in Italia, nella Giornata Mondiale della Memoria. Un toccante monologo per non dimenticare una delle pagine peggiori della storia italiana. Abbiamo seguito la performance di Giovanni Tarozzi, che per il 22esimo anno consecutivo si è tuffato nell'Adriatico per festeggiare l'inizio del nuovo anno. È nato da una scommessa paesana che chiunque capito era pronto a fare il bagno in qualsiasi momento, in qualsiasi stagione. Io dico anche subito, sono partito e sono venuto a fare il bagno. Di lì dopo, per 22 anni, la cosa è andata male. Questo è il 22esimo anno. Open Med Educational, per il suo programma La Storia Sei Tu, sta raccogliendo testimonianze riguardanti tutto il Novecento. Se anche tu hai qualcosa da raccontare, contatta la redazione al numero in sovrimpressione 0532 85 28 97. Ascoltiamo ora l'intervento di uno dei nostri testimoni. Una delle prime impressioni che mi prese quando sono arrivato qui è proprio quando ho sentito parlare di Don Perin. Perché mi ha preso subito un fervore enorme. Per quale motivo? Perché mi sono reso conto che c'era proprio come dire, il fervore dell'innocenza, lo splendore, il coraggio dell'innocenza. Perché l'innocenza, che cosa consente l'innocenza? L'innocenza consiste proprio in questo, in un chiarore di mente. Ma un chiarore di mente che nasce là dove c'è la libertà interiore.
Eccoci arrivati all'ultima notizia. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!